guarda quanto che sei beano a statua, c'ho coso. Ancora che ci riattaccano, ma 5 secondi di pace. Direi che la nostra vittoria è ineluttabile. Ecco, le ultime parole famose. Va che si sposta, va che si sposta. Ma sei un fetente maledetto. Mio Dio, aspetta. Tornati indietro, tornati indietro. Li sta ricciucciando tutti, che fa? Vabbè, ma è da bastardi. Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Stick War 3. Purtroppo temo che sarà l'ultimo episodio, figlioli, perché oggi dovremmo completare la campagna principale. Volevo reclamarne più di uno nello stesso momento, gioco, senza vedermi ste cocche di animazione. Aia, ho capito! Animazioni ogni 1,8 secondi. Ci sono quattro vicini, ce la puoi fare, Ronnino. Aspetta, aspetta, aspetta. 1, 2, 3, 4. No, no, mi ha preso solo il primo. No, gli altri non li ho presi. Ma è una truffa incredibile. Ok, non fatti tre nello stesso momento. Gioco, a posto, va tutto bene. Dicevo che possiamo spendere, mi sono ricordato solo dopo, per personalizzare la nostra statua. Che poi, scusate, usiamo sempre gli Archidon. A sto punto mettiamo la statua degli Archidon. No, gioco, ne ho più di 25, sono abbastanza sicuro. Cos'altro posso cambiare? Posso mettergli la bandiera faiga? Sì, ma stai calmo, gioco. Potente, mi piace, mi piace. Qua sotto cosa? Niente, dice gioco. Qua davanti possiamo avere le palle con le frecce. È un attimino inquietante. Senti, per cambiare mettiamoci una spada, dai, giusto per variare un attimino. Però sì, una spadata sulle palle la vorrei evitare. Poi abbiamo altre robe anche qui della serie meglio abbondare. E senti, mettimi una lancia, perché se no facciamo tutto spada, che due balle. No, onestamente stona, questa non la voglio. Yay! Abbiamo la statua personalizzata. Ad ogni modo abbiamo completato l'89% della campagna principale. Il che mi ricorda che comunque dovremmo avere le Proving Grounds, quindi dobbiamo affrontare delle sfide. Se ho qualche minuto extra casomai ci possiamo provare. Allora, dove eravamo arrivati di bello? Allora, prima di tutto abbiamo un punticino da spendere. Stavamo potenziando, ah sì, la velocità di attacco e i danni base dei nostri Archidon. Yay! Ok, portiamo quindi i danni maggiorati a 2, che mi pare la cosa migliore da fare. Aspetta, avevamo sbloccato cose sicuramente. No, sembra tutto standard. Siamo tornati ad utilizzare peraltro gli Spirton, i nostri amichevoli spartani di quartiere, che mi hanno dato grandi soddisfazioni. Ah sì, avevamo sbloccato questo qua. Ok, 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 ok. Allora, riprendiamo, come ho detto, da dove abbiamo interrotto. Eravamo nella zona dei quelli che si stanno a mangiare fiamme. Che finché le mangi, ok, ma quando le caghi credo che sia molto peggio. Dobbiamo raggiungere i quartieri di Rafnar. Presumo sia il re di sti tizi. Cercherà di fare di tutto pur di riuscire a spaventarci e a convincerci a fuggire. Non possiamo arrenderci adesso. Zilaros, il vero imperatore di Namorta. Certo, certo, meno male che il vero re aveva detto di interrompere la campagna. Piccolo dettaglio dopo che l'abbiamo liberato. Allora, potenziamo un po' un paio di arcieri. Volevo anche prendere un minatore extra, se difende roba del genere. Ecco qua, così intanto abbiamo due minatori extra. C'è la torre centrale, vero? Ottimo. L'importante è che non l'abbia ancora conquistata il nostro nemico. Guarda quanto che sei beano a statua, c'ho coso. E senti, prendi un altro minatore. Questa volta vado full minatori fin dall'inizio. Minecraft è molto forte in me in questo momento. Ciccio, portami a casa un po' di cristalli, gentilmente, così vi potenziamo ulteriormente. Ottimo. E oddio, dovrei richiedere uno spartano, perché se attacchiamo la torre centrale e ci sono spartani ad attenderci, di certo faremo una bruttissima fine. Ah, non abbiamo più le frecce quelle vampiriche. Ah, va bene. Ok, intanto vediamo di conquistarci la torre, che tanto schifo non mi fa. Poi appena ritorniamo su... Ok, siamo ritornati su. Richiediamo anche lo spartano. Per adesso evitiamo di far incocchiare il nemico mandandogli contro delle truppe. Oh, porca la miseria. Ragazzi, ragazzi, tornati indietro. Ragazzi, tornati indietro il più rapidamente possibile. Ok, la situazione ha preso una brutta piega. Molto, ma molto. No, no, tutti dietro al castello. Ok, lasciamo che gli Archidon del castello si occupino del nemico. Intanto noi guariamo, reclutiamo altri tizi. Wow, siete decisamente troppi. Per fortuna che in passato abbiamo potenziato gli Archidon del castello. E la nostra statua, sapevo che sarebbe stata la tattica giusta. Aiu, fatemi fuori tutti. Ok, vediamo di passare al contrattacco anche noi. Perfetto. Ora abbiamo anche noi gli spartani. Hanno anche loro gli spartani. Ma da dove arrivano tutti questi spartani? Sono veramente un bel po' di spartani, se dovessi essere onesto. Ok, reclutiamo altra gente. No, aspetta! Ho fatto uscire i minatori per errore. Minatori tutti infuocati, ritornate dentro cortesemente. Ci stanno bullizzando male tutti. Ok, fatto fuori anche questo. Perfetto, perfetto, perfetto. E tornate fuori a raccogliere oro.
che ne abbiamo proprio una cifra bisogno. Ok, vediamo se riusciamo. No, signore, lei magari torni dentro. Dicevo, vediamo se riusciamo a ripigliarci la torre. Bastardi maledetti. Oh, porca la miseria. Vabbè, abbiamo una netta superiorità numerica. Ma non riesco a far nulla così, zio Billy. Ok, cercate di guadagnare prezzo di secondi. Signore, lei torni indietro. Torna indietro? Perfetto, vedo che ci siamo capiti. Tornate tutti indietro, tornate tutti indietro. No, riesco ad avere 5 secondi di pace. Allora, ci servono decisamente più spartani. Appena possibile, evochiamo gli zombie. Ok, tutti dentro, tutti dentro. Tanto questi ci moriranno in 1,8 secondi, a malapena riusciranno a... Volevo dire bullizzarci la statua. Secondo me non gli piace la statua nuova che abbiamo appena commissionato. Ma che siete dei rompipalle di proporzioni bibliche. Ok, lasciamo che ci curino i ragazzuoli. Ritornate tutti là fuori. Questa missione è molto più complicata del previsto. Allora, voi due rientrate a curarvi. Intanto dovrebbe arrivare il vostro collega, o è già arrivato, non lo so più nemmeno io. Oh no, hanno proprio conquistato la torre centrale. Allora, aspettiamo che raga... Chi è che arriva? Aio, da dove? Aspetta! No, no, ho lo scudo! Sì, ce l'ho lo scudo, scusate! Sono stato colto dall'ansia per una frazione di secondo. Ok, cercate di avanzare a sto punto, anche se rischiamo di perdere un po' di truppe lungo il percorso. Non c'era nessuno al centro! Bene, allora, volevo selezionare gli arcieri che sono rimasti feriti. Non tu! Torna avanti. Io richiedo qualche altro spartano, di sicuro. Signore, no, volevo selezionare lei, che è rimasto gravemente ferito. Il resto del denaro lo investiamo sugli arcieri. Erca miseria, ci stanno attaccando di nuovo. Che duballe, me ne servono molti di più. Il problema è che loro ci infuocano. Aspetta, no, non posso richiedere lo scudo? Non posso richiedere lo scudo, dannazione. Ragazzi, resistete. Ragazzi, resistete molto, ma molto di più. More spartani. Un altro minatore nelle retrovie. Tanto abbiamo il limite di popolazione, che è bello grandino. Porco canaglia. Ok, stiamo mantenendo bene la posizione. Sì, battono in ritirata. Ok, che bucio di culo. Signore, signore, anni sono stati crudeli con lei. Torni indietro che è meglio. Ancora che ci riattaccano, ma 5 secondi di pace. Spartani, spartani, dovreste andare... Bravi, in prima linea. E che stavano lì a far cosa? A far comunella loro. De novo che ci riattaccano. Ma come fanno a spawnare tutti questi spartani? 2 secondi di pace. Senti, evochiamo anche noi degli spartani automatici, perché di sto passo non riesco a reclutare nuovi membri. Ok, è ritornato il tizio che si è curato. Aspetta, chi è di voi che ha subito gravi ferite? Oh, almeno gli stiamo trucidando male. Porca miseria, spenderà un po' di dindini per rimpiazzare quelle truppe. E anche lei torna indietro? Vediamo se... Volevo avere 5 secondi di pace! Proprio adesso che ho rimandato tutti indietro. Signore, lei va davanti? Ok, attaccano però non si avvicinano. È la cosa migliore. No, signore, torna indietro. Dove stai andando? PFR Francesco, torna indietro. Tanto lo sappiamo che arrivate e poi fuggite. No, questa volta hanno deciso di rimanere un po' più a lungo. Ok, altro spartano. Vai. Tanto non li possono curare se non li rimandano al castello. Sì, ma io volevo completare la missione. Appena mi date 10 secondi, che non sarebbe male. Potremmo dar manforte al nostro tizio, ma non è andata così bene come speravo. Ok, usami mezzo scudo, perché tanto siamo pieni zeppi di cristalli. Non mi faccio troppi problemi. Trucidate il nemico. Trucidate il nemico, presto. Richiedete un altro spartano nelle retrovie. Oh oh. Ok, potremmo perdere qualche uomo. Ok, sicuramente perderemo qualche uomo, è inevitabile. Uila! Ok, sono arrivati un bel po' dei nostri spartani. Alleluia, alleluia. Ora potremmo avere la meglio, però... Senti, reclutami altri tizi appena possibile. Vai. Mio Dio, ma quanti arcieri c'hanno? Io mai avuto così tante perdite. Build Chaos, non so cosa sia questo achievement secondario. Ecco, solo che mi ha fatto tirare uno sfacelo di porchi. Ok, ritornati indietro. Dobbiamo evitare di perdere altri membri della squadra. E devo capire chi deve tornare indietro a curarsi, perché wow, ci hanno fatto il culo a strisce. I nostri arcieri dovrebbero poter difendere la zona facilmente. Ancora! Avete rotto le palle! Questa volta una marea di arcieri e tanti spartani arrabbiati. Aspetta. No, passiamo all'attacco, al diavolo. Prima o poi dovrebbe spawnare qualche spartano da lì, me lo auguro. Abbiamo raggiunto il limite di popolazione, quindi tanto più di questo non possiamo fare. Barierozzo? Sì, magari... Non dentro il nemico. Razza di imbecilli. Vabbè, comunque li stiamo bullizzando male. Perfetto. Allora, sappiamo molto bene come andrà a finire. Dopo che gli avremo trucidato sufficientemente la statua, il nemico, eccole lì, ma ci manderà contro un po' di tizi arrabbiati con la vita. Ok, potenziamo gli spartani. Ogni volta che muore qualcuno dovrebbero mandarci dalle retrovie un suo valido sostituto. Oh, sono tornati i tizi che abbiamo curato. Perfetto. Ok, quando volete attaccare la statua non fate complimenti. Guarda quanti siamo. Perfetto. Ok, forse riusciamo a resistere fino a che la statua non è stata completamente distrutta. Oh, quasi 10 minuti. Erchelili. Dicevo, quasi 10 minuti per fare sta missione. Io avevo richiesto anche i potenziamenti, ma se siamo fortunati... No, non servono. Oh. Ok, l'ho giocata un po' sulla difensiva, non dico di no. Però davvero troppi porchi. Gioco, ti prego, fammi vedere una bella pubblicità di un videogioco. Nessuna pubblicità? Perché nessuna pubblicità? Ad ogni modo abbiamo la possibilità di infuocare i nostri colpi. Però solo i proiettili...
Ah, quindi non gli attacchi corpo a corpo dei nostri ragazzuoli. Meglio che nulla, se proprio dovessimo essere onesti. Mi avete detto che gli attacchi di fuoco sono quelli più potenti, quindi andiamo a sostituire quelli elettrici e rimettiamo dove boy è finito. Ecco qua, quello con gli spartani. Per fortuna che adesso disponiamo noi, perché altrimenti saremmo belli che morti. Ah, automaticamente è più 5 di danno, mentre invece quello elettrico era un più 1. Perfetto. Allora, abbiamo un ulteriore punticino. Ragazzi, buttiamo su ancora i danni a sto punto. Olè! E appena possibile iniziamo anche a potenziare le nostre unità pesanti, come gli Spearton e compagnia bella. Possiamo anche aumentare i loro danni. Ah, ma solo alle unità leggere. Cioè, il gioco è un gomblotto. Ok, passiamo quindi alla prossima missione. Oh mio Dio, quanta roba da leggere. Se riusciremo a superare questa missione, ce l'avremmo fatta. Hai dato così tanto all'impero dell'ordine e non mi dimenticherò tutto quello che hai fatto. Conosco Rafnar da un'eternità. Non ci lascerà prenderlo vivo. Preferirebbe effettivamente dar fuoco alla sua città piuttosto che farcela conquistare. Sì, pronto a tutto. Oddio, siamo ben equipaggiati. Spero che anche loro possano subire danni da fuoco, visto che sono tizi che si mangiano le fiamme. Io la butto là. Partiamo subito con le cose serie, perfetto. Allora, iniziamo a reclutare letteralmente chiunque fin dall'inizio. Mi piace quello che vedo. Vediamo di evocare subito gli spartani. Oh no, loro hanno... Ok, il mana burst, che riduce il tempo necessario alla ricarica delle abilità. Ecco, questo potrebbe essere problematico. La torre centrale è lì. Ottimo, ottimo, ottimo. Ragazzuoli, quando volete iniziare a spawnare, io non mi offendo. E casomai richiediamo fin dall'inizio gli zombie, se tengono distratto il nemico, letteralmente dal primo momento che conquistiamo la torre centrale, sarà un bel vantaggiozzo. Un altro minatore pronto all'uso. E ripotenzierei ancora un po' i nostri minatori. Ok, assicuriamoci di avere abbastanza oro da parte. Abbiamo anche troppi cristalli, però servono per lo scudo in caso di necessità. Allora, proviamo a dare un'occhiata per vedere com'è la zona centrale, sperando che non ci bullizzino fin dall'inizio. Per adesso ancora non abbiamo sbloccato le unità extra. Belle le frecce infuocate. E voilà, perfetto. Siamo arrivati senza troppe rogne. Ok, evochiamo il primo amichevole spartano di quartiere. Avremo anche un boost extra di oro e di pietruzze, insomma di cristallo. Signore, poteva anche aspettare 10 secondi? Mi sa che il nemico... Orca la miseria, c'hanno uno sfacelo di maghi. Ok, dobbiamo puntare molto ma molto sugli arcieri, altrimenti questo è quello che succede. Dobbiamo cercare di attaccare il più possibile il nemico dalla distanza, quei maledetti maghi. E i nostri zombie possono tenere distratti i maghi intanto che noi li attacchiamo dalle retrovie. Eccoli che stanno arrivando. Ragazzi, bullizzate tutti. Porca la miseria, se arrivano i maghi dobbiamo ritirarci nel castello. Porco caglia. Torna indietro, torna indietro, torna indietro, torna indietro. Sono troppi maghi. Decisamente troppi maghi. Vediamo se i minatori riescono a raccogliermi un po' di oro extra. E ora ritornate indietro, ora ritornate indietro. Ogni risorsa extra farà sempre comodo. Ottimo, così intanto ci curiamo. Perfetto, noi trucidiamo tutti loro. E appena si avvicinano i tre maghi Merlino, li attacchiamo alle spalle con i nostri Archidon. Lasciate che si avvicinino, lasciate che si avvicinino. Perfetto. Dai, porca miseria, ragazzi, fateli fuori, quanto ci vuole. Ok, ottimo, ottimo. Rimandiamo fuori la gente. Che faccio, che faccio, che faccio. Ok, rimandate fuori tutti, rimandate fuori tutti. Veloci, attaccateli, 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 attaccateli. Attaccateli! Magari voi tornate dentro. Però voglio avere qualche secondo extra. Ok, trucidato uno. Trucidatemi anche l'altro vecchio DM. Wow, ha fatto una marea di danni. Allora, voi ritornate all'interno. Vediamo un po'. Oh, porca miseria! Sta arrivando altri tizi! Aspetta, attaccate il bastardo alle spalle. Vai, 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 vai. Ok, ha ammazzato un altro mago Merlino. Ottimo, vediamo di riconquistarci la torre centrale. Sì, dobbiamo puntare tutto, tutto sugli arcieri a sto punto. Ragazzi, vi avevo lasciato indietro per curarvi, ma non è andata come immaginavo. Che succede? Stanno già arrivando... Oh, oh. Ah, ok, ha spawnato uno dei nostri, perfetto, per un secondo non capivo. Volevo rimandarti indietro, ma è abbastanza ovvio che nel momento esatto in cui noi attacchiamo, loro torneranno da noi per farcela pagare. Ok, vediamo di potenziare completamente i nostri minatori. Veloci. Dovrei ridurre la quantità di cristalli. Aspettate che... No! Teniamo sotto controllo la situazione, attaccate tutti. Attaccate tutti, bravi, 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 bravi. E che mandano avanti questi, quindi i maghi vengono attaccati solamente dopo. Dai, dai, attaccati i maghi, attaccati i maghi, attaccati i maghi. Perfetto, perfetto, uno morto, ottimo. Ok, speriamo di poterli attaccare dalla distanza, intanto che questo signore li tiene a bada, li distrae. Ho visto un braccino volare fin qua, ma facciamo finta di nulla che è meglio. Ok, stiamo mantenendo la posizione, torna indietro anche tu, perfetto. Sapete cosa? C'è davvero troppa gente che raccoglie i cristalli. No, no, signore, vado a raccogliermi oro. Sono pieno zeppo, vabbè, pirla. A sto punto potenzia anche il resto delle unità.
Oh, miseria ladra, attaccate, attaccate, attaccate. Siamo ancora ben distanti dal limite di popolazione. Non fateli avvicinare, non fateli avvicinare. Bravi, bravi, attaccateli alle spalle. Ok, scusate, ma gli spartani che ho mandato 8 miliardi di minuti fa a curarsi, che fine hanno fatto? Non è che sono rimasti dentro il castello, vero? Cioè, se io faccio così, che succede? Ah, oh. No, aspetta, 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 aspetta. Volevo dire, restate tutti lì? Pensavo che dopo ritornassero, non che stessero fermi al castello. Ok, l'ho scoperto tipo l'ultimo episodio. Come dico più volte, queste sono informazioni che avrebbero fatto comodo fin dall'inizio. Sentite, attaccateli, attaccateli al diavolo. All'anima di un po' di danni? Forza, fate fuori i vecchiacci. Beh, ora ci dovrebbero morire facilmente. Continuate a reclutare tipo chiunque. Tipo chiunque, non mi interessa se raggiungiamo un limite di popolazione. Questi verranno potenziati tra pochissimo. Perfetto. Questo spartano purtroppo ci schiatta male male tipo ora. Ma penso che con i nostri arcieri possiamo controllare la maggior parte della battaglia. Il suo esito quantomeno. Molto ma molto più facilmente. Ok, abbiamo fatto fuori praticamente. Guarda, guarda, a caso passava un mago da quelle parti. Ok, ok, non possono fare nulla, non possono fare nulla. Ok, mettiamo una piccola barriera, così ci difendiamo dagli arci del castello. Ragazzi, quando volete attaccargli la statua, io non mi faccio troppi problemi. Ok, continuiamo a reclutare altri della serie se mai. Siamo senza barriera? No, non ce la possono fare. A meno che non spawnino tre quarti di gente all'improvviso. Direi che la nostra vittoria è ineluttabile. Ecco, le ultime parole famose. Buttate giù quella statua di M. Buttate giù quella statua di M, non vi distraete. Resta uno sputo di barretta. E se siamo fortunati resta anche una pubblicità, ragazzi. Pa, 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 pa. Ti prego, una pubblicità, te lo chiedo in ginocchio. Dannazione. Hanno aggiornato il gioco proprio adesso? E a quanto pare non hanno introdotto le pubblicità. Ma porca la miseria. Praticamente fa piovere del fuoco sui nemici, che fa proprio uno sfacelo di danni e tutte cose. Ok, potrebbe essere un attimino problematico. Mi sa che siamo arrivati alla battaglia finale, gente, perché... Allora, che si fa, che si fa? Potenziamo definitivamente del 15% la velocità di attacco dei nostri ragazzuoli. Scusi lei, ma chi le ha detto di togliermi lo scudo? Ma si faccia gli scudi suoi? Ma guarda un po', la nostra mappa ci ha condotti dritti dritti alla capitale di confine dei cicci che si nutrono delle fiamme e a Ragnar stesso, non lasciarlo fuggire. Come prima cosa voglio sapere come ha fatto ad arrivare fin qua. Sopravvivi fino al tramonto? È una sopravvivi? Dobbiamo cambiare le tattiche, figlioli. Non pensavo fosse una sopravvivi. Allora, togliamo gli zombie perché a sto punto non ci servono a nulla. E che facciamo? Anche danno elettrico extra a sto punto? Non mi sembra la peggiore delle idee. Perché secondo me la torre centrale non ha neanche senso conquistarla. Ci conviene trincerarci e incrociare letteralmente tutto. Anche il buco del somma, ci siamo capiti. Oh, vediamo se funziona. Peggiore delle ipotesi, come dico sempre, si cambiano le tattiche. Allora, datemi mezzo secondo. Un paio di arcieri, anzi un arciere e un minecraftiano. Gioco, essendo la battaglia finale, magari la prossima volta, non lo so, fammi partire con qualcosa di più potente. Ah, ogni sword draft che loro spawnano avrà un ulteriore sword draft. Che culo, doppio spadaccino is magic one. E ovviamente abbiamo Ragnar, armato di spada e tutte cose. Yehey. Ok, aspettiamo che i ragazzuoli raccolgano abbastanza risorse. Già che ci attaccano, aspetta! Ma ci attaccano con gli spartani! Con gli Spirtor, ma che stracocchio. Signore, torni a casa presto. Appena lo fate fuori, direi di ritornare là fuori. Forza, 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 forza. Oi, ci stanno attaccando dalle retrovie. Aio. Insegno io a riempirmi di freccine la statua. Ok, diciamo ai minecraftiani di darsi una mossa. O fra un decennio siamo ancora qui. Aio, e un altro spartano. Tornate tutti dentro de novo, che se no va ammazza. Ok, dobbiamo tenere un po' di denaro da parte per gli spartani. Ho capito che c'hanno la torre centrale. E curatevi, curatevi. Ritornate là fuori. Porca boiazza. Ah, ok, era solo un arciere normalissimo, perfetto. Appena abbiamo abbastanza oro, almeno il nostro spartano può tenere a bada il nemico. Intanto che la nostra squadra, erco canaglia, questi li ha spawnati dalla torre. Questi li ha spawnati dalla torre. Ok, che dobbiamo resistere, quanto dobbiamo resistere? 3 minuti? Però davvero troppi porchi. Ok, attaccatelo dal castello. Reclutiamo anche un altro arcido a questo punto. Che altro posso fare? Ho letteralmente le mani legate. Forza, 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 forza. E tornate fuori, tornate fuori, tornate fuori. Dobbiamo continuare con questa tattica toccata e fuga. Nel frattempo almeno abbiamo le truppe che sono state curate. Amen. Se hanno la torre centrale, come ho detto. Ok, ok. Ora ci possiamo difendere. Ciccio, vai avanti. Tieni la bada, tieni la bada. Bravo. Intanto che i tuoi colleghi lo crivellano di frecce come non ci fosse un domani. Ma non vale, ma è un gomblotto internazionale. Ritornate dentro. Basta resistere fino al tramonto, come ho detto più volte. Forza, forza, forza. Quanto ci mette sto cocchio di sole a calare? Guarda, guarda che mi stanno bullizzando la statua nuova. Sapete quanto mi è costata coi soldi dei contribuenti?
Ok, due ci sono morti, il terzo pure. E ritorniamo velocemente là fuori a fargli passare un brutto quarto d'ora. Basta? Lo prendo come un sì. Allora, nel frattempo dobbiamo resistere. Oh, oh, il nemico sta attaccando, vabbè. In due minuti non ci fa fuori la statua. Ok, tenetelo a bada anche a costo della vita a sto punto. C'ha il bonus del 40% però. Ok, stiamo facendo parecchi danni. Reclutiamo qualcun altro intanto. Signore, ha rotto un po' le pa... Oh, arrivano i maghi. Non avevo visto che avesse anche i maghi. Ah, che... Tornate dentro, tornate dentro. Tornate dentro, non ne vale la pena. Non pensavo che ci avrebbe teso un'imboscata fin dall'inizio. Credo che sarebbe stato uno scontro alla pari. Aia. Fate fuori i maghi, Merlino DM, porca la miseria. Ok, abbiamo perso praticamente un terzo. Non è neanche così male. Penso che dovremmo resistere un altro minuto. Perfetto, fate fuori tutti. E tornate là fuori, che Pappino ha bisogno di denaro. E di sicuro anche di un altro arciere, appena possibile. Oh, oh, di un altro minecraftiano. Signori, avanzate. Tenete a bada il signore, perfetto. Oddio, un altro mago in avvicinamento rapido. Fatelo fuori, fatelo fuori. Che se il mago si avvicina non la finiamo più. Crivellatelo di freccia, vai, 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 vai. Ah, si stava ritirando il fetente. Attacca dalle retrovie. Quanto dobbiamo resistere ancora? 35 secondi, è fatta, è praticamente fatta. Se la situazione degenera, rimandiamo indietro le truppe. Aia, questa l'abbiamo sentita, tutti dentro, tutti dentro, tutti dentro, tutti dentro. Vediamo di curarci un cicinino, perché sto tizio tanto è, appunto, è bello che è morto. Questo se lo seguirà a ruota, in men che non si dica. Fintanto che non scendiamo sotto il 40%, non è un problema. Aspetta che recluto altri arcieri nel frattempo. Attaccatemi Mago Merlone. Perfetto, ho fatto in fuori anche arciere, parte seconda. Ah, è fatta, è fatta, è fatta, è fatta, è fatta, è fatta. Curioso davvero che il nemico, sì, insomma, il generale lì non ci abbia attaccato. Ok, è una vittoria facile per noi. A me va bene, lo accetto molto, ma molto passivamente. Però senza le pubblicità, gente, non lo so. Questo gioco senza pubblicità mi fa tristezza quasi. Allora, cosa ti potenzio? Cosa ti potenzio a sto punto? Aumentiamo la vita dei nostri spartani. Ecco, fatto. E come dicevo, sì, più avanti gli attacchi. È inutile spendere punti sulle magie, perché come ho detto, i maghi non li ho caccati di striscio. Allora, dovremmo avere le stesse unità, solo che non vale la pena. Questa volta io punterei di sicuro sugli spartani. Non so se valga la pena rompersi le palle con gli zombie. Per quanto, ribadisco, tengono distratto il nemico senza che io mi debba preoccupare di nulla. E più uno di danno non penso faccia una grande differenza allo stato attuale con le nostre freccine. Va bene. Ok, manteniamo la squadra. Se non ce la facciamo, come dico sempre io, cambiamo le tattiche. Rafnar non si può rifugiare più da nessuna parte. Inoltre è prevista un'eclissi per stanotte. La fine perfetta, nonché una nuova alba per il nostro ordine. Ok, dobbiamo sconfiggere il generale, quindi mi aspetto filmatino che mi faccia tirar porchi. Eccolo qua, l'avevamo previsto. Ah, si incontrano direttamente sul campo di battaglia. Onesto, vediamo un po'. Atreios, vattene via da qua, ragazzo. Questa non è la tua battaglia. E allora di chi sarebbe questo scontro? Che cosa stai nascondendo, vecchio? Io sto proteggendo... Ah, intanto però uccidi migliaia di persone? E questo lo chiami proteggere tu? Beh, così facendo ne salverò milioni. Ah, senti, vedi di arrenderti e possiamo porre fine a questa follia. Che cosa ne dici? Non lo farà mai. Noi siamo gli Swordraff, forgiamo spade così acuminate che gli arti vengono tagliati direttamente anche solo quando guardiamo il nemico. Ah, non mi ero accorto che cavalcassi uno di quei cosi. Contento te. Clicky, ciccio, vedi di fuggire da questo posto? La situazione prenderà una brutta piega molto ma molto in fretta, dice lui. Allora, vediamo un po', cerchiamo di avere una, un set di potenziamenti il più vasto possibile. Quindi abbiamo... Chi è? Atreios era? Sì, direttamente con noi. Rafnar sta già attaccando? Dove è andato? Aspetta! Ragazzi, ritornate dentro! Ragazzi, ritornate dentro? Forse dovrei spostare... Sì, forse dovrei spostare i ragazzuoli! Ma porca di quella, iperporca! Che faccio? Ritiro tutti dentro? Possiamo comunque offrire fuoco di supporto dalle retrovie? Intanto che reclutiamo altri ragazzuoli. Ok, vediamo se riusciamo a far un po' di... Ah, rimane lì lui! Lui letteralmente non si rifugia mai. Ok, si sta ritirando, si sta ritirando. Tornate tutti fuori, tornate tutti fuori. Perfetto, è stato leggermente infuocato, ma nulla di che. La torre centrale è loro? Porca miseria, dovremmo cercare di conquistarla quanto prima. Potenziami i minatori. Il problema è che abbiamo una squadra molto debole. Allora, proviamo ad avanzare. Vediamo un po'. Oh, oh, questo è problematico, questo è molto problematico. No, no, tornate indietro, anzi, tornate indietro, 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 indietro. Va, va che si sposta! Va che si sposta! Ma sei un fetente maledetto! Ma sei un fetente maledetto. Ok, conquistare la torre centrale è un po' più complicato del previsto. Vediamo un po' se riusciamo a far fuori alcuni dei suoi uomini o a danneggiare a sufficienza il signor Ratnar stesso. Porco canaglia, se la battaglia è tosta. Tenetemelo a bada, dobbiamo avere molte ma molte più truppe, ragazzuoli. Ok, potenzia tutto, potenzia tutto. Sto facendo molto affidamento sulla torre centrale, allo stato attuale delle cose. Ok, non siamo in molti, vediamo un po'. Vabbè, la situazione è orribile. La situazione è veramente orribile. Ragazzi, vi prego, vi prego, vi prego, vi prego.
Ok, ok, fateli riterreggiare. Ottimo, questa è un'ottima notizia. Mi servono molti più arcieri da nazione. Il limite di popolazione è anche abbastanza basso, se vogliamo essere onesti. Ok, si stanno ritirando. Perfetto. Bullizzate male la signora. I suoi minuti sono contati. Erca miseria. Ci hanno tutti, ci hanno qualunque persona che passasse da quelle parti. Porcaccia la miseria, aia. Ci hanno fatto male, ma spero di potergli fare molti più danni. Senti, usami la barriera, che magari ci proteggiamo almeno per 2 secondi dai loro acceri, che sono tanti. Resistete ancora un cicinino. Ok, stiamo conquistando la torre. Vai, 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 fammi fuori gli ultimi, fammi fuori gli ultimi. La torre è nostra, gente, incredibile ma vero, la torre è nostra. Oh, orca miseria, stanno di nuovo avanzando. E stavolta c'hanno i maghi. No, 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 ok, spugniamo anche noi ragazzuoli, giusto? Giusto, ottimo, ottimo, ottimo. Ok, reclutatemi un altro spartano intanto. È la battaglia finale, quindi è normale che mi far tirare più porchi del previsto. Questo è quello automatico. Signore, io la manderei a curarsi, non lo so nemmeno io. Ok, sta per attaccare al centro, sta per attaccare al centro, va benissimo così. L'importante è che non faccia danni alle nostre truppe principali. Ok, mandatemi qualcun altro, un altro minecraftiano. Oddio mio. Ok, abbiamo fermato l'avanzata nemica, credo. Per 5 secondi quantomeno. Vorrei mandarlo indietro. E che abbiamo pochi arcieri allo stato attuale. Me ne servono decisamente un numero maggiore. Ok, finché loro sono lì, io posso stare tranquillo qua a cercare di guadagnare quanto più denaro possibile. Ci riprovano di nuovo. Mio Dio, è arrivato Superman all'improvviso, non so da dove. Lui attacca con quella specie di attacco d'aria e poi si ritira tatticamente nelle retrovie. E vai gli spartani, perfetto, perfetto, perfetto. E un altro arciere, ottimo. Il mio spartano... lo dobbiamo rimandare indietro, ragazzi. Lo dobbiamo rimandare indietro. È abbastanza ovvio che non ce la fa da solo. Ma come fate a spawnare tutti sti tizi? Non potete avere così tante risorse. È impossibile. Oh, oh. Ci stanno attaccando, ragazzi. Bravi, bravi, bravi. Intanto ho richiesto un ulteriore spartano a sto punto. E appena abbiamo abbastanza cristalli, vedo di aumentare la quantità di zombie che tenga distratto. Miseria ladra. Il nostro nemico. No, 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 non possiamo assaltare finché la nostra squadra non è pronta, disse Lone guardando il limite di popolazione impellente. Ma vabbè, dettagli. Abbiamo 2 nostri spartani. Aspetta, 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 aspetta. A sto punto attacchiamo... Ragazzi, perfetto. Siamo un bel gruppetto, secondo me ce la possiamo fare. Barirozzo. Barirozzo tattico, perfetto. Tanti cristalli li avevamo. E continuiamo a richiedere un T dalle retrovie. All'improvviso il filmato. Tutto quello che ho fatto è stato semplicemente proteggere Inamorta. Pensavo fosse più difficile sto scontro, per dover di cronaca. Ancora una volta l'impero dell'ordine si è preso praticamente tutto. Signore, è una brutta cicatrice. Infatti è ripartito Superman. Oh, ok. C'ha dei poteri non da poco il signore, eh. Che è successo? Cosa? Cosa? Cosa ha evocato? Oh miseria, cos'è quello? Oh miseria, cos'è quello? Abbiamo i giganti. Oh mio Dio. Il Luna Ciclope? Come lo traduciamo? Signora, lei non mi sta neanche dentro la schermata. Ok, signore, potrebbe essere un problema. Ah, ci sarà anche come Ravnar. Ravnar non c'è, è andato via. Ok, gente, siamo morti. Non so come dirlo, ma siamo... Ma poi sono tutti? Ragazzi, dove poi eravate? A funghi? Sì, Lunar Ciclope, non va bene così. Ok, ci serviranno un sacco di arcieri. Mio Dio, aspetta. Tornate indietro, tornate indietro. Tornate indietro. Vabbè. Ma se mi fa sti attacchi non la finiamo più. Non so quanto ci vorrà da batterlo. Facciamo solo 10 di danno d'attacco. Siamo tanti. Gente, gente, ritornati indietro. Ok, dobbiamo rimandarli indietro e farli riattaccare ogni tot secondi. Se quello distrugge la mia base io mi incazzo perché non ci voglio rifare tutto lo scontro. Aiuto. Aspetta, reclutiamo altra gente nel frattempo. Abbiamo raggiunto il limite di popolazione, ma chi se ne frega. Riattaccate, riattaccate, riattaccate. Veloci, veloci, veloci. Ma voi da sotto gli fate danno? Non mi sembra di vedere grandi danni. Penso che i nostri acceri stiano facendo il grosso del lavoro. Che fa? No, 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 no. Li sta ricciucciando tutti. Li sta ricciucciando tutti. Che fa? Vabbè. Ma è da bastardi. Ma li ha tipo rintronati tutti. Vedete, sono tutti in stun. Ma porca la miseria. Ok, gli abbiamo tolto un terzo di vita. Weila. Sono tutti i nostri zombie questi. Ne stiamo evocando un bel po'. Oh, 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 oh. Sto per rifare l'attacco. Porca la miseria, tornate indietro. Tornate indietro. Via, 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 via. Ok, riattaccati di nuovo, riattaccati di nuovo. Ma cos'è? Riattaccate di nuovo, imbecilli. Ne abbiamo già parlato? Ok, sì, un po' di danni da sotto glieli fanno. La barretta sta scendendo. Aia. Anche i nostri zombie. Perché più 6, più 6, più 6, più 6? Non so come stanno facendo a... Forse i danni, gli zombie quando fanno danno ricciucciano la carne nemica. Ragazzi, non fatevi calpestare dal nemico. Tornate indietro.
Porca la miseria, dobbiamo indietreggiare un po' di più perché sennò... Ok, riattaccate, dicevo, se no ci calpe... Riattaccate! Ma non mi ascolta... Oddio, siamo già... Siamo quasi tornati alla nostra base? No, no, per farcela ce la facciamo. Attaccate! Aspetta, no, era raggio! Ho frainteso! Ho frainteso! Tornate indietro! Ok, ok, riattaccate di nuovo! Ok, fatta! L'abbiamo sconfitto, non ci credo mai nella vita! Zio Billy, guarda quanto era grosso quel coso! E che... Avevano a disposizione un'arma del genere e tu mi metti il limite di popolazione. Gioco, la prendi per il culo. Signore, abbiamo vinto la battaglia. Ottimo lavoro, Atreios. È un piacere che tu ti sia nuovamente unito alla nostra squadra. Ah, guarda, Zilaros, non lavorerò più per voi. Mai più. Direi che sei un po' incazzato, giusto un attimino. Non mi ricordo cosa fosse accaduto nell'altro gioco. Fate tradurre tutte quelle scritte, poi sciogliete tutto e mandate tutto direttamente a me. Zarek ha tenuto la mia corona troppo a lungo. Tanana. Ta-na-na. Ok, e mo? Oh, mi dovrò divertire a sottotitolare un bel po' di roba. Ah, io per inciso le rime non le ripeto, io scrivo traducendo maccheronicamente quello che leggo. Ovviamente, quello che sta capitando anche a noi. Non credo sia la soluzione, Combatti la violenza con la violenza. Yay, grande idea. Ah, ecco perché avevano l'elemento del fuoco.
Ok. Quindi mi hai narrato tutte le origini di questo mondo? Però sì, l'impero dell'ordine allo stato attuale è gestito da Zilaros, il fratello più corrotto di Zarek, quindi... non è la cosa migliore della vita. Vi ricordo che questo dovrebbe essere il primo terzo, se ho capito bene, della campagna principale. Sì, ci hanno messo un po' di anni a realizzarlo. Voglio dire, non mi sembra il gioco che richieda poi così tanto tempo per essere realizzato, visto che basta che butti giù delle mappe e... ogni tanto devi fare giusto un po' di animazioni con sprite bidimensionali. No, ragazzi, scusate, ma non potevo... ho capito che questo è questo girato, ma almeno potevate la fatica di... lasciamo stare, non ci voglio di arrabbiarmi. Non ci voglio di arrabbiarmi, facciamo finta di nulla. Campagna completata, grazie gioco. Come ho detto, non c'ho voglia di incocchiarmi. Potenziamo gli spirito, ne vissero tutti felici e contenti. Che poi, scusate, curiosità mia. Volevo provare 10 secondi, anche se andiamo fuori tempo non è un problema. Dove poi era? Campagna single player. Le Proving Grounds. Quindi in questo caso dobbiamo affrontare... ah, le unità dell'ordine, oppure se andiamo avanti avremo le unità caotiche che lanciano i proiettili, maghi, corsa all'oro. Ah, sono carini, potremmo provare a farci qualche episodio extra. Aspetta, ma chi posso portare io via con me? Oh, possiamo già vedere tutte le unità che avremo in futuro a disposizione. Ovviamente, per adesso alcuni poteri sono bloccati. Ah, non posso fare... quello che mi pare, piace, però tipo questi ci sono, potremmo avere Kyuchu, il generale quello arciere, oppure Sifos, Kyuchu ne hanno parlato ma in questo caso mi pare non l'avessimo visto. Ma il mio miner upgrade è bloccato, ma no, ma tutte le robe buone sono bloccate. Ma sta roba mi fa incocchiare proprio una cifra. Ok, possiamo avere il barirozzo della serie meglio che nulla. E se facessimo una minchiata del tipo, al posto degli spartani, follia allo stato puro, spawni una marea di zombie che costano poco. Oddio, è una minchiata di proporzioni bibliche, però possono tenere a bada il nemico. Ah, le unità vanno sbloccate all'interno di questo albero. Ah, ora ho capito, ora ho capito. In questo caso dobbiamo prima fare... 10.000 di danno con i Sickle Ruff che non abbiamo mai spawnato. Provo a metterli all'interno della battaglia, vediamo un po' cosa succede. Non la vinceremo, per dover di cronaca. Delone not included versus l'impero dell'ordine. Ci stanno per far culo. Spero che mantengano almeno i miei potenziamenti di base. Un telone può sempre sperare. Punterei tutto sui minatori per adesso. C'è la torre centrale, che cosa buona e tanto giusta. Però non mi sono portato via gli spartani, che potremmo reclutare solamente dalla torre centrale. Oh, possiamo testare questi Sickle Ruff, che abbiamo sbloccato ancora all'inizio. E vediamo se riusciranno a difenderci come facevano gli spadaccini. E che non ho sbloccato abilità specifiche direttamente per loro. Quindi potrebbe rivoltarcisi decisamente contro. Ok, proviamo a conquistare la zona centrale. Con la squadra più sfigata di questo pianeta, ma insomma ci siamo capiti. E... sono decisamente molti più di noi. No, ci hanno bullizzato anche troppo rapidamente. Aspetta. Wow, sono super agguerriti da quello che potete vedere. Aspetta, ritornate dentro. Io non cambio mai le mie tattiche perché so come va a finire di solito. Spawniamo una marea di zombie. È una minchiata di proporzioni bibliche. A questo punto li attacco pesantemente con gli zombie. Ok, meno zombie perché sono fra un decennio. Siamo ancora qua. Nonostante costino poco, ci vuole comunque un bel po' di tempo ad evocarli. Hanno conquistato la torre centrale. I bastardi stanno arrivando. Aspetta, che non ho arcieri per adesso. Ok, dovremmo riuscire ad avere la meglio. Oddio, gli zombie sono super lenti. Ok, i Sickle Ruff mi fanno abbastanza schifo. Ecco perché non li avevo mai spawnati prima d'ora. Un po' gli zombie ciancicano un attimino, ma per il resto... poveri adorabili piccoli stellini. Vengono letteralmente triturati dalle forze nemiche. E sì, qualcuno se lo ciancicano a morte, però... Oh, dai che magari fanno fuori tutti gli arcieri. Ma parira per cosa che non sto attaccando nessuno? No, siete di una chiavica incredibile. Superare quella challenge sarà un incubo veramente incredibile. No, signore, non vado avanti che poi ci attaccano. Ho fatto l'errore di iniziare questa missione e porca la miseria, me ne sto pentendo amaramente. Oh no, c'hanno gli spartani. Siamo morti. Siamo tanto, tanto, tanto. Aiutatemi a dire tanto morti. Ma porca la miseria. Battono in ritirata. Non so perché, ma battono in ritirata. No, signore, aspetti un secondo. Me li fa incocchiare di nuovo, fermo lì. Troppa gente ha i cristalli, cortesemente, grazie. Andate a raccogliermi oro, fra 2 secondi siamo belli che morti.
Come... Ah, non vedo più nulla adesso, bene. Ok, al diavolo. Proviamo a dargli fuoco di supporto. Non funzionerà mai perché abbiamo troppi pochi arcieri. Guarda gli zombie quanto sono lenti. Aspetta! Protezione, scudo e tutte cose. Sì, ci stiamo per morire fra atroci sofferenze. Voglio essere onesto con voi. Se non fosse per lui, saremmo già tutti deceduti. Popo una cifra male. Quando volete farmi fuori lo spartano, ne hanno evocato una. No, c'hanno il barirozzo anche loro. I pezzenti maledetti. Aspetta. Evoca altri arcieri. E poi casomai mettiamo degli zombie in prima linea. Per cercare di tenere distratti i nemici. Merda! Tornate indietro! Tornate indietro, uomini! C'è sta anabolizza malissimo, sono tutti arrabbiatissimi. Fermi tutti, intendevo fermi tutti al centro. Forse devo specificare meglio. No, 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 mia, 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 mia. Resta mia, resta mia, perfetto. Tutto calcolato. Oh, almeno adesso ne spugniamo due. Della serie, meglio che nulla immagino. Proviamo a riattaccare, vediamo un po'. Scudo, 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 scudo. Scudo però con gli arcieri dentro. Continuo a dire che è un po' una minchiata. Ok, non mi aspetto grandi cambiamenti. Ho richiesto dei sickle rough. Vediamo se riescono a fare qualcosa. Pure loro c'hanno il barirozzo. Aio, quanto dura il loro barirozzo? Ma dura molto più del nostro. Ma è un gomblotto internazionale. Cioè, se spunto... Se... Oh, forse ce la facciamo. Per un secondo me la sono vista brutta. Ragazzi, se volete attaccare anche il resto degli spartani. Bravi, io non è che mi offendo più di tanto. Tanto poi loro all'ultimo spawnano le unità e quindi mi fregano alla grande. Ok, proviamo ad attaccargli la statua. A sto punto, figlioli, come viene? Viene, lo sapevo. Lo sapevo, attaccate lo spartano. Attacca... ha arrivato il Sickle Raff che me lo tiene distratto. Bravo, bravo, continuate ad attaccare dalle retrovie. Aia, aia, è arrivato l'altro Sickle Raff. Tieni, ho distratto, bravo. La porca, la miseria. Tornate indietro, tornate indietro. Ho avuto paura. Aspetta, ho avuto meno paura. Ho avuto meno paura, barirozzo is the way. Continuate ad attaccare, presto. Dai, è pure loro col barirozzo. Bravi figlioli che siete passati dentro il barirozzo. Ah, però protegge anche da questo lato, non lo sapevo. Ok, è molto più furbo del previsto il barirozzo. Cos'è successo? Ho avuto un fulmine. Avete visto? C'è stato tipo un super mega fulmine. Va bene così. Ok, la peggior tattica della vita. Non cambio più le tattiche, va bene così. Gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Contro ogni aspettativa siamo riusciti a vincere. Yay! Poi episodio che è troppo lungo. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti uso solo le tattiche sbagliate. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!